Quando proverete queste, secondo me, quelle originali non le comprerete più. Prendo subito due uova e le rompo nella ciotola. Poi prendo le fruste elettriche e anche 60 grammi di zucchero, lo aggiungo nelle uova e comincio a montare. Ecco qui pronte le nostre uova, questa è esattamente la consistenza che dovete ottenere anche voi. A questo punto vado a incorporare 60 g di olio di semi di girasole mentre monto con le fruste. Perfetto, ci siamo, metto via le fruste perché non ci servono più e ora grattugio la scorza di mezzo limone sui fori più piccoli. Diana, ma che cos'è che ci stai preparando oggi? Oggi vi porto indietro nel tempo e rimanete fino alla fine. Adesso aggiungo 80 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, ma potete usarne anche un'altra. Aggiungo gradualmente. Ora invece aggiungo 20 g di cacao amaro. Tra l'altro, a proposito di cacao, Diana, facciamo il trucchetto? Sì, facciamolo subito. Di che cosa? Del cacao che non si scioglie nei liquidi, Esatto. vero? Facciamolo, io ho già pronto tutto qui. Ragazzi, molti di voi non lo sapranno, ma il cacao è idrofobo, ovvero non si scioglie nei liquidi. Guardate un po', se voi prendete un cucchiaino di cacao e lo mettete in un liquido, quando tirate sul cucchiaino, guardate un po', È come prima. è come prima. Aspetta, rifacciamo, non è un montaggio, non è No, un no, vai, vai, vai. Guardate. fotomontaggio. Ecco qua. Non si Non si scioglie. Non scioglie. ci credo. Eh sì. Bellissimo. Ma a parte questa piccola curiosità, andiamo avanti con la Andiamo ricetta. avanti con la ricetta. Qui ci resta solo da aggiungere il lievito. Quindi aggiungo 6 grammi di lievito in polvere per dolci. Ora l'impasto è pronto, questa è la consistenza che dovete ottenere. E adesso prendiamo una sac à poche con la bocchetta liscia, come questa. Io la inserisco in un bicchiere alto perché così mi facilita il lavoro. E vado a riempire la sac à poche con il composto. Un cucchiaio alla volta. Sai che quando ho fatto il corso di pasticceria, riempire le sac à poche era la mia parte meno preferita perché facevo sempre un Ah pasticcio. sì, si Era più, vede. No, era, guarda, scherzo. era più facile fare le crostate, i biscotti e le torte che riempire una sac à poche. Addirittura. Beh, Sì. sei stata bravissima, Dai, dai. guarda, c'è solo questo qui. E ora prendo una teglia ricoperta con carta da forno e vado a creare 8 dischetti da circa 10 cm di diametro. Quindi cominciamo da qui, poi se sono più piccoli o più grandi, non importa, basta che li fate simili a questo. Niente, ragazzi, alla fine ne abbiamo fatti solo 6 perché non ci stanno 8 in questa Gli teglia. Ok. altri due li facciamo dopo. Adesso inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 8-9 minuti. Allora, noi abbiamo sfornato questa meraviglia e c'è un profumo incredibile in cucina. Prima di andare avanti e farvi vedere che cosa stiamo combinando oggi, lasciate un mi piace al nostro video, condividetelo anche se volete vedere ricette come questa tutti i giorni. Ci siamo, guarda qui, hanno cotto perfettamente, l'impasto è una meraviglia. Ma che cosa sono, Diana? Adesso vedrai, perché adesso prendiamo un coppa pasta e andiamo a definire un po' meglio. Queste, non dico ancora che cosa sono, queste, aspettate ancora un po'. Quindi ritaglio, così abbiamo dei dischetti perfetti e li metto da parte. E quindi una volta ritagliate le metto su un tagliere e poi andiamo finalmente a farcirle. Qui ho il mio formaggio vegetale, ormai lo conoscete tutti, basta semplicemente far colare dello yogurt di soia. Io qui ho fatto colare 3 vasetti da 250 grammi. Li fate colare tutta la notte in frigo con un colino e un sacchetto per bevande vegetali in modo da separare il siero dallo yogurt e poi otterrete questo meraviglioso formaggio vegetale. E adesso qui dentro aggiungo anche delle gocce di cioccolato fondente, circa 15 grammi, Wow. e poi aggiungo anche dello sciroppo d'acero. Aggiungiamo 2 cucchiai circa.
Mi stai facendo venire un'acquolina incredibile, non so che cosa stia facendo. Vedrai alla fine. Vedrai alla fine. E adesso arriva la parte più bella. Andiamo a farcirle. Che meraviglia. E poi le chiudiamo. Wow. Hai capito cosa sono queste? Certo che ho capito. E secondo voi invece cosa sono? Vediamo, vediamo. Scrivetecelo nei commenti. E questa è la mia versione delle Kinder fetta al latte che mangiavo tanto tempo fa, ora non mangio più, mangio queste invece. Guardate che belle, ragazzi. Diana, ma adesso bisogna provarle però, eh. Subito, non aspetto altro. Diana, ti tocca assaggiarla adesso. Mi sacrifico, dai. Sacrificati, bravo. Vado. Mamma mia, sublimi, non ho parole.